Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet. Iniziamo le letture di San Filippo Neri. Iniziamo con il canto Lodate Dio. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a Lui che l'universo creò. Somma sapienza e splendore, lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, ricco di grazia e perdono, cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buona festa di San Filippo Neri. Quindi oggi ricordiamo proprio San Filippo Neri, questo santo per noi ad esempio, noi familiari facenti parte della famiglia francescana. San Filippo Neri è un santo importante perché San Filippo Neri aveva un amico, aveva un grande amico, che fu proprio un frate francescano. Infatti San Filippo era amico di San Felice da Cantalice, che non molti giorni fa si è ricordato. E allora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera, ringraziando il Signore per il dono di questo santo. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siete sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Insieme. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il
il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Benedirò il Signore in ogni tempo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Guardate, gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Benedirò il Signore in ogni tempo. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Segui. Lode a te, o Cristo. Ricordo domani alle ore 18 le letture vigiliari di Pentecoste sul canale di Campanaria Vittoria della Spezia, e alle ore 19:30 i primi vespri in onore della Pentecoste sul canale della Cappella. Domenica, cioè dopodomani, 28 maggio, alle ore 11 e alle ore 18 le letture solenni di Pentecoste, ce ne saranno due, alle 11 e alle 18, solo però domenica. Quindi 11 e 18 letture solenni e alle ore 19:30 i secondi vespri sul canale della Cappella.
29 maggio, memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, alle ore 18 le letture in onore a questa memoria e alle 8 del mattino le lodi mattutine in onore alla Vergine. 31 maggio, come ho detto già in molti altri video, ci sarà il momento solenne, perché il 31 non è soltanto la festa della visitazione della Beata Vergine Maria, ma è anche la conclusione del mese di maggio. E allora ci saranno i seguenti momenti di preghiera. Ore 8, lodi mattutine. Ore 18, le letture della visitazione della Beata Vergine Maria. Ore 19:30 vespro e alle 21 il Santo Rosario solenne, che concluderà definitivamente il tempo mariano nel mese di maggio. Ricordo che sarà presente anche un altro rosario più vicino, sarà dopodomani, il Santo Rosario Pasquale alle ore 17, domenica 28 maggio. E questo qua è un rosario un po' particolare, perché non ci sono solo misteri gaudiosi, luminosi, gloriosi o dolorosi, come normalmente è, ma ci saranno 5 misteri del rosario che ricorderanno tutta la vita di Gesù, dall'ultima cena fino alla Pentecoste. E allora vi aspetto anche per questo momento eccezionale. E ora terminiamo, dato che domani è la vigilia di Pentecoste, terminiamo questo momento di preghiera con il canto Vieni Spirito di Dio. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Insieme. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Buona e santa serata a tutti.